È successa una piccola tragedia. Praticamente il piccolo quadricottero oggi mi ha tradito, nel senso che ero partito, poi farò vedere il video, ero partito dalla spiaggia con lui che mi traccava a una quota di, boh, penso 6-7 metri dal mare, quindi insomma abbastanza alto. E praticamente a un certo punto da solo inizia ad andare giù pesantemente, tocca l'acqua. Schizza fuori dall'acqua, inizia a fare il matto e poi si inabissa. E mo l'ho trovato perché stava intorno ai 6-7 metri di profondità. Ho messo le pinnette e il mare è ultra buono, nel senso che è caldo, non c'è nessuno, mi sta veramente bene. Unico problema è che non credo di poterlo più usare, anzi sicuramente. Anche se la cosa positiva è che ho la DJI Care e tutto quanto, per cui non dovrei aver problemi alla sostituzione, quindi proverò questa famosa DJI Care, anche se in realtà non è stato un mio, non è stata colpa mia, è stato un suo impazzimento personale e quindi secondo me rientra nella garanzia se sto nei 2 anni, ma penso di sì. Va bene, quindi niente, questo piccolo imprevisto. Io intanto ho avuto modo di fare il bagnetto qua. È tornato finalmente il piccoletto, il Mavic Air 2. L'avevo preso intorno ad aprile-maggio e era andato sempre benissimo. Mi sono trovato veramente bene con questo Mavic Air 2. E cioè, ho sfruttato l'occasione che praticamente calava di prezzo perché era uscito il 2S. Ho visto che per le caratteristiche a me andava bene l'Air 2 e quindi l'ho sfruttato, l'ho comprato. È andato tutto bene fino a che poi quest'estate, mentre stavo facendo delle riprese col tracking mood, con l'active track, a un certo punto si è inabissato. L'ho fatto tante volte con l'active track. È andato sempre bene, però a un certo punto, mentre stavo volando e lui mi seguiva, a un certo punto si è iniziato a abbassare di quota, abbassare, e poi all'improvviso, prima che io potessi fare qualunque cosa, avevo il radiocomando davanti, però stavo proprio per arrivare a prenderlo per cercare di capire. Lui si è fiondato in acqua. È vero che era la Sardegna, stavo di fronte a Caprera, era bellissimo, però non era il caso che anche lui si facesse il bagno. Lo sono andato a recuperare 10 metri sott'acqua. L'ho riportato su e poi ho fatto la procedura di richiesta perché comunque non era colpa mia, cioè è un difetto del drone, nel senso che il drone a un certo punto si è comportato in maniera anomala da solo. È nella fase di garanzia, io avevo comunque la DJI Care che però non volevo utilizzare perché, ripeto, non è stata colpa mia, non è che io sono andato a sbattere qualcosa o ho fatto un movimento sbagliato. In più, non stavo a meno di 3 metri di altezza, quindi come da manuale che c'è scritto che comunque quando si vola sopra l'acqua bisognerebbe stare a più di 3 metri di altezza perché pare che questo riverbero possa dare delle interferenze, che poi è quello che è successo in questo caso. Non mi è proprio ben chiara la cosa, comunque sta di fatto che l'assistenza DJI è risultata strepitosa perché oltre a darmi subito assistenza, rispondono subito alle email tutto quanto, essendo in garanzia mi mandano la bolletta prepagata, gli mando indietro il drone con la batteria perché chiaramente anche la batteria si era giocata, e mandandolo indietro a loro, insomma, pagato da loro. Arriva là, tempo, qualche giorno mi iniziano a dire i danni, poi mi chiedono di dargli alcuni dei file che avevo log nel telefono, dopo gli do i file log nel telefono, dopo pochi giorni mi dico tutto a posto, loro dicono riparato, in realtà me l'hanno spedito uno nuovo. Io ho chiesto delucidazioni per dire come posso evitare che ciò accada, loro mi hanno detto no, guarda, di aversi perso col tracking, si è abbassato e quindi poi si è inabissato. Comunque loro hanno stabilito quindi che era colpa del drone, non certo colpa mia, e quindi me l'hanno mandato. E questo è il pacco nuovo. Non ho resistito ad aprirlo subito, quindi scusate, ma l'ho aperto, però non l'ho aperto completamente, cioè nel senso che questo è quello che mi è arrivato ben impacchettato e addirittura
Questa è la batteria nuova, quindi completamente nuova, adesso ho la batteria e anche il drone, come vedete. Allora, questa era la scatola che avevo mandato, con la quale avevo mandato io, impacchettata un po' artigianalmente. Dietro c'avevo messo della carta e quant'altro. E loro che hanno fatto? Me ne hanno mandato uno completamente nuovo. È ancora in cellofanato, come vedete, è completamente nuovo. Credo che dentro ci sia, da come sta scritto sulla confezione, che ci sia solamente il drone con le eliche. Magari ci fosse un'altra batteria, perché in questo caso ci avrei addirittura guadagnato un'altra batteria, ma non penso proprio. Ci sta tutte le cose della fatturazione e quant'altro. Ci sta un piccolo opuscoletto su come ricordarsi su che cosa è bene evitare quando si usa il drone, quindi le altezze. Nella fattispecie c'è proprio, parla proprio dell'acqua, di volare e di non volare vicino all'acqua. Non c'è scritto 3 metri, ma sul libro di istruzioni c'è scritto 3 metri. Quindi adesso andiamo ad aprire il pacco. Quindi molto delicatamente adesso riapro questo pacco per non rovinare la scatola e levo la plastica, che è veramente aderente, però è molto leggera, per cui ecco, la riesco a levare anche con le mani. Adesso sono veramente curioso di vedere dentro, quindi un tanto di scatola nuova e dentro troviamo un drone senza batteria, giustamente. Quindi questo è il drone completamente nuovo, con tanto di etichette e tutto quanto. Perfettamente identico a quello che c'avevo prima, e qua dentro ci stanno scritti gli accessori. Immagino che ci saranno solamente le eliche. Giustamente, io non gliele avevo mandate indietro quelle che c'avevo, perché comunque stavano ancora bene, anche se erano finite in acqua. In pratica sono tutti acqua salata. Poi vi faccio vedere la foto che mi hanno mandato quando l'hanno aperto. Dentro era completamente putrefatto sto povero drone, perché l'acqua di mare praticamente l'ha disintegrato dentro. Appena lui è finito in acqua, quando capitò, praticamente lo sentii proprio atterrare in acqua, andare sotto, è sparito per un attimo. Io stavo lì, stavo sopra il SUP, sono rimasto ovviamente allibito, non vi dico la sensazione che non piacevole. E a un certo punto da solo è sbucato fuori dall'acqua, sembrava di stare in un film di fantascienza, sbucato fuori dall'acqua come se si fosse arrabbiato, però evidentemente due motori, infatti dopo avevo provato a muoverli, erano duri, uno in alto a destra e in basso a sinistra, si erano come grippati, andati in corto, non so che cosa, per cui esce fuori dall'acqua, inizia a girare su se stesso, po, 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 però facendo una traiettoria ellittica. Per cui c'è boom, e poi si schianta definitivamente in acqua per inabissarsi. Bene, comunque l'esperienza alla fine è stata positiva, perché DJI non mi ha dato nemmeno per un attimo la percezione di un'azienda che prova aspetta, vediamo, ma però sì, no, di qua, di là, niente. In poco tempo, nell'arco, io ho mandato il tutto a fine agosto, appena tornato dalla Sardegna. Ecco, avrei dovuto pagare una cosa come 808 euro per tutta la cosa, mentre invece, no, scusate, sbagliato, avrei dovuto pagare circa 500 euro, se qui non c'è, se l'ho sul computer, avrei dovuto pagare 500 euro per la riparazione, ma chiaramente loro neanche l'hanno riparato, semplicemente l'hanno
sostituito integralmente e quindi adesso in pratica ho un drone nuovo e una batteria completamente nuova. Quindi complimenti a DJI per questo servizio di assistenza dalla A alla Z, mi ricorda tanto Amazon, che insomma comunque è un servizio che ti fa voglia di non lasciarli, perché se qualcosa va male, e può succedere, perché può succedere per qualunque cosa, non ti abbandonano. E quella volta che fu errore mio, lo mandai indietro, loro ti scrivono: ma secondo te è colpa tua, è colpa del drone? E io in questo caso ho detto no, è colpa del drone. La volta scorsa invece scrissi no, no, è stata colpa mia, e loro mi hanno fatto la riparazione, devo dire, sul Mavic 1. Pure abbastanza economica, tutto sommato, cioè anche in quel caso loro mi fecero più o meno la cosa dei danni, la stima dei danni, dopodiché invece di ripararlo semplicemente ne me ne mandavano uno nuovo o rigenerato, non lo so. Comunque, morale della favola, in pratica ce ne ebbi uno nuovo. Quindi niente, questa è la storia, lieto fine, e ecco qua la batteria completamente nuova. Questa è la storia lieto fine, e niente, spero che questo video vi possa essere di aiuto, e adesso ricomincerò con i miei voli. Fortunatamente è tornato prima di quanto mi aspettassi, perché ripeto, l'ho fatto andare il 30, oggi siamo al 20, 30 settembre, al 20 già ha fatto tutta la procedura ed è tornato tutto quanto, va bene così. Ho dato 5 stelle chiaramente quando loro mi hanno chiesto cosa ne pensavo. Cosa potrei dire? Più di così non si può chiedere. Vabbè, alla prossima!